Nona lezione del corso base di fotografia. Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Parliamo oggi di bilanciamento del bianco. Il bilanciamento del bianco è un'altra di quelle funzioni fondamentali che dobbiamo imparare a gestire. Forse meglio se in manuale, forse ancora meglio se in automatico perché è molto più comodo, io lo utilizzo più spesso, però sicuramente è importante capire come funziona e questo possiamo farlo appunto magari giocando anche un po' a impostarlo in maniera manuale. Allora, questo tipo di funzione lo possiamo trovare praticamente in qualsiasi tipo di dispositivo fotografico, non in tutti però abbiamo la possibilità di andarla a gestire appunto manualmente, nel senso che se ad esempio ho un cellulare magari che non ha particolari app, particolari funzioni che me lo lascia gestire, questo non vuol dire che il cellulare in sé non vada comunque a impostare un corretto bilanciamento del bianco, diciamo che lo va a fare semplicemente in maniera automatica, soltanto che noi appunto non abbiamo la possibilità di intervenire, quindi di andarlo a correggere o comunque a variare. Diversamente nei modelli di fotocamera, non so, che possono essere le mirrorless, ma anche le compatte, le reflex ovviamente, abbiamo la possibilità di andarla a gestire sia in maniera manuale che automatica. Adesso però, prima di andare avanti, cerchiamo un attimo di definire che cos'è questo bilanciamento del bianco. Quando parliamo di bilanciamento del bianco o white balance, perché molto spesso la sigla che lo sta a indicare è appunto una W e una B, sta a indicare proprio quella che è la temperatura colore di una determinata luce. Vi faccio subito un esempio pratico per capirci: ho questa lampada che è quella principale che mi sta illuminando in questo momento, che è una temperatura colore pari a 5000 gradi Kelvin. Il tipo di luce che proietta è abbastanza simile a quella solare e io per adesso ho impostato la fotocamera proprio su questo tipo di illuminazioni. Infatti diciamo che sostanzialmente se avessi adesso un foglio di carta bianco come questo di qua, puoi vedere che il bianco effettivamente è bianco. Adesso sembra una banalità, però se io andassi a variare quella che è la temperatura colore, ad esempio da così la passassi in questa maniera, puoi vedere che oltre a essere io risultare insomma più arancione, insomma avere un colorito più particolare, sicuramente puoi vedere che il bianco non è più bianco puro come potevi vedere prima, ma tende appunto più all'arancione. Questo perché in questo caso ho adattato la temperatura colore a dei gradi Kelvin che non sono corretti per questo tipo di illuminazioni, infatti mi tenderanno a dare un colorito decisamente diverso. E in realtà questo tipo di differenza la noti già tra questo tipo di colore della luce rispetto a quello che ho qui dietro, che emette una luce rispetto a questo che è a 5000, questa è una temperatura più calda, ovvero pari intorno ai 3000 gradi Kelvin. Per cui se andiamo a vedere questo schema, puoi vedere così come più basso sarà questo valore di gradi Kelvin, più la luce risulterà calda, mentre più si andrà alzando, arriviamo quindi fino ai 10000 gradi Kelvin, in quel caso la luce risulterà molto più fredda, per cui molto più tendente al blu. Adesso quindi in che modo possiamo andare a gestire questo bilanciamento del bianco, ovvero la ricerca di un bianco puro, per cui che non tenda né a un arancione né tantomeno a un blu, quanto più sia, diciamo, si avvicini più possibile a quello che è un bianco puro. Possiamo appunto andarlo a gestire attraverso quello che è il bilanciamento del bianco, ovvero attraverso questa funzione che abbiamo all'interno della fotocamera, che ci consente appunto di andare a gestire la corretta temperatura colore. Adesso se io già so che questa lampada ha una temperatura colore pari a 5000 gradi Kelvin, quello che ho fatto io con la fotocamera che in questo momento mi sta riprendendo, appunto l'ho semplicemente impostata a 5000 K. Adesso c'è anche il compromesso che questa di qua risulta molto arancione. Se io volessi invece andarla a impostare pensando a questo tipo di temperatura, avrei dovuto impostare a 3000 gradi Kelvin, ma in questo caso non mi interessa, volevo dare appunto priorità a questo tipo di luce. Adesso, cercando di fare un piccolo riepilogo, abbiamo detto che il bilanciamento del bianco ci consente di andare a bilanciare appunto quello che è il bianco puro. Possiamo gestirlo fondamentalmente o attraverso appunto la funzione manuale, per cui siamo noi a decidere quanti gradi Kelvin avrà la temperatura colore, o lo sappiamo, andiamo un po' per esperimenti, nel senso che attraverso il display della fotocamera possiamo subito constatare effettivamente se una fotografia risulta magari eccessivamente tendente all'arancione o risulta troppo fredda, per cui tendente al bluastro. Diversamente possiamo andare a scegliere dei parametri già prestabiliti come ombra, sole,
non so, interni, adesso diverse situazioni che non ricordo, ma lì abbiamo tutta una serie di simboli che sono davvero semplici da capire, non te li sto qui a spiegare. Infine possiamo andare a impostare il bilanciamento del bianco in funzione automatica. Questa funzione risulta molto utile quando ti sposti magari velocemente da una situazione a un'altra che ha praticamente una temperatura colore molto diversa tra loro, per cui pensa che se scatti completamente in manuale devi anche pensare a gestire il bilanciamento del bianco oltre a tutti gli altri parametri, magari rischi anche di perderti magari dei momenti importanti. Io per tanti anni ho fotografato matrimoni e ti posso assicurare che passando da quello che è il bilanciamento del bianco che c'è all'interno di una chiesa, per cui là è anche misto perché non è soltanto luce naturale, poi ci sono diversi fari di diverso colore, passando da quel tipo di situazione a passare magari fuori in cui può esserci una giornata ombreggiata oppure una giornata solata, lì il bilanciamento del bianco cambia continuamente, per cui averlo già impostato in automatico ci consente di poter lavorare semplicemente più velocemente. Ok, anche per questa lezione è tutto, come al solito se hai domande da fare scrivimi pure qui sotto, per il resto ci vediamo nel prossimo video. Ciao!